non hai voglia, tempo, sbatta, spazio per un albero di Natale tradizionale. E così ho pensato a tre soluzioni alternative, diversissime, ciascuna io credo però coi suoi meriti. La prima, a onor del vero, ha un feel un po' più Halloween che natalizio, però a me va bene lo stesso perché mi fa Nightmare Before Christmas e quindi alla fine, vabbè, è appropriata in un modo o nell'altro. Ho seguito le istruzioni per questa immagine che francamente secondo me prevede una costruzione molto più raffinata di quella che ho fatto io, tanto che dice che sono servite delle ore per metterlo insieme, io ci ho messo a malapena mezz'ora. Credo sia anche merito del fatto che il filo che ho usato io fosse veramente molto morbido e quindi veramente molto facile da modellare. Ti serve soltanto del filo d'alluminio. Sono partita da un cerchio fatto da quattro passaggi di filo, assicurati l'uno agli altri con un giro di filo d'alluminio più sottile arrotolato intorno. E poi vabbè, col senno di poi avrei avuto abbastanza filo nero e secondo me non è bellissimo che il cerchio alla base sia color acciaio, però vabbè, pazienza. Ho contato quanti riccioli avesse l'albero della foto e ho tagliato circa la stessa quantità di fili divisa a metà perché ho preferito farne delle lunghissime U, pensando fossero più facili poi da attaccare al cerchio. Lo sono. Tutte queste U sono di lunghezze simili ma non identiche e questo è l'unico passaggio in cui devi stare davvero un pochino attenta perché i lunghi fili di alluminio dondolano in modo difficile da prevedere e rischi davvero di farti male. Ho attaccato tutti i fili dell'altezza al cerchio lasciandoli in laterale come i raggi del sole. Poi quando ho completato il giro li ho raccolti insieme tipo coda di cavallo e li ho arrotolati. Ho proseguito andando in su e arrotolando, ogni tanto togliendo un filo dal tronco, diciamo, che si andava formando e facendogli fare un ricciolo il più bartoniano possibile. E voilà! Pronto per gli addobbi! Anche se certo una singola stella rossa, come c'è nella foto di riferimento, lo rende veramente l'albero degno di Jack Skellington. Aspetta, non si vede troppo alto! Sai cosa mi è venuto in mente adesso al volo? Capace che funziona anche come portafoto. Perché naturalmente il fatto di aver usato del filo d'alluminio così leggero, sì, al lato positivo che ci ho messo poco ad arrotolarli, però non è che possa reggere chissà che peso. Quindi se peraltro, non so, vuoi fare un albero di Polaroid o di fototessere o di foto stampate semplicemente insomma dal cellulare di tutte le persone che ami, vediamo se tiene una Polaroid. Ecco, questo per esempio ho sbagliato, vedi qua il filo era troppo sottile. Cioè questo lo devi usare come decorazione perché non credo che regga niente. Vediamo se questo tiene una Polaroid. Se la metti dritta? Sì! La seconda soluzione alternativa è quella Hama Beads di questo video. Ho trovato uno schemino per fare un mini alberello 3D e secondo me per rallegrare una scrivania e o un banco è veramente perfetto. Forse si può usare anche come segnaposto, perché naturalmente nel punto di giunzione qui ci sta qualcosa. Proveremo di nuovo con la Polaroid. Vamo! Puoi fare i cartoncini con tutti i nomi dei partecipanti alla tua cena, pranzo di Natale, vigilia, 26, quello che vuoi, e poi puoi segnare il posto di tutti. E infine, guarda, faccio fatica a scegliere tra questi tre progetti, ho fatto quattro, però intendevo tre. Progetti è il mio preferito, però questa soluzione qua è rapidissima, è tutta fattibile con cose che hai quasi sicuramente in giro per casa. Finito il periodo natalizio, puoi recuperare il tutto. Sono tutti materiali che non devi dedicare irrevocabilmente a questo progetto e secondo me il risultato è bellissimo. Ti serve del cartoncino e dei festoni. Punto. Beh, oddio, se vuoi anche una pallina da mettere in cima come punta. Ho arrotolato i cartoncini a forma di cono, cercando di farne di tre dimensioni, larghezza e altezza il più diverse possibili. Li ho fissati con del nastro adesivo e un punto di puntatrice per sicurezza. Poi ho scelto quali festoni mettere dove, li ho fissati alla punta e poi li ho fatti scorrere lungo tutta la superficie del cono. La ragione per cui ti dicevo che i materiali sono recuperabili è che non serve tu fissi il festone per la lunghezza del cono, tanto non è che debba sopportare chissà che movimento. Così, se assicuri soltanto qualche ciuffo, in cima,
cima e in fondo è più che sufficiente e al massimo perdi, toh, 2 o 3 capelli di festoni, ma non lo rovini gravemente in fase di smontaggio. L'unica cosa a cui fare attenzione, nella mia esperienza, è non tagliare il filo centrale del festone, quello che tiene insieme tutti i ciuffi. Quello sì rischia di farlo pelare molto. Ho fissato con la colla a caldo ciascuna pallina in cima a ciascun cono, poi visto che le mie avevano l'invito per il gancio molto vistoso, l'ho coperto con una perlina più vistosa ancora, per distogliere l'attenzione. C'è stata un po' di indecisione sul cono più alto, perché una volta finiti tutti e tre, non mi piaceva che fosse così diverso dagli altri con quel festone con le stelle. Così l'ho smontato e ho verificato che effettivamente il festone non si rovina quasi per niente, e ho optato per argento e blu a righe, che secondo me è meglio coordinato della versione di prima. Vabbè, quello di Jack in pratica non si vede, questo è molto piccolo, però voilà! Eccole qua tutte e tre le opzioni alternative per un albero di Natale senza effettivamente avere un albero di Natale. Come al solito io spero che ti siano piaciute e che avrai voglia di costruirle anche tu, anche perché ti ripeto, sono tutte e tre facilissime e guarda, secondo me anche solo come decorazioni non sono male. Sarei troppo felice di vedere le tue creazioni. Come al solito tutti i link per raggiungermi sono nel box. Ti abbraccio e se ti va ci vediamo domani. Ciao!